Amici 17, Maria fa le prove del serale con ballerini e cantanti, chi accederà a questa fase? In realtà dalla puntata di Amici 17. In onda oggi 10 marzo 2018, più che capire chi andrà al serale, tra ballerini e cantanti, abbiamo capito chi non ci andrà. Maria De Filippi per quasi metà puntata si è divertita a fare le prove per il serale, nel senso che ha chiesto a ragazzi e insegnanti di dare le loro preferenze per cercare di capire chi vedremo al serale. Piccole annotazioni di servizio, se queste sono le prossime mosse e se non ci sarà nessuno da fuori a decidere, immaginiamo che i prof difficilmente troveranno una soluzione, mai dire mai in ogni caso, indice dei contenuti verso il serale di Amici 17, i cantanti, trombati, dai prof VRSO il serale di Amici 17, i professori rivelano le loro prime scelte verso il serale di Amici 17, i ballerini trombati dai PROF VRSO il serale di Amici 17, i professori rivelano le loro prime scelte verso il serale di Amici 17, i cantanti, trombati, dai prof se i prof sono ancora indecisi in merito a chi merita la maglia verde per il serale, sembrano concordare su tre allievi in particolare che oggi, non sono stati mai menzionati, Alessandro De Degeb è sceso in pista solo grazie ai suoi compagni altrimenti non lo avremmo neppure visto in questa puntata. Secondo trombati di questa 17esima edizione di Amici sono Luca Vismara, che per quello che è stato il giudizio di tutti i docenti, dovrebbe essere fuori dalla scuola da settimane. Ma siccome le sfide quest'anno le fanno solo i più bravi, continua a scaldare il suo banco. Altra trombata, e passateci il termine fresco fresco di elezioni, è Grace. Anche per la cantante nessuna parola spesa. E, chiaro che non sia la prima scelta di nessuno, ma neppure la seconda. Terzo trombato è appunto Alessandro De Degeb che non piace agli insegnanti ma che invece è stato chiamato in pista dai compagni, più che per talento, per rapporti personali, viene da dire. Verso il serale di Amici 17, i professori rivelano le loro prime scelte e, quasi certo che questi tre cantanti al serale non ci andranno. Difficile fare un pronostico perché al momento non sappiamo ancora quanti saranno i posti utili. Di certo questo serale non prescinderà da Biondo, Carmen e Irama. Sarebbe assurdo non avere Einar. Per il resto se Matteo resta ancora il primo della lista di Giusy e Nicola prima di Paola, immaginiamo di poter aggiungere alla lista questi due nomi, Emma restare fuori, verso il serale di Amici 17, i ballerini trombati dai prof nel caso dei ballerini le cose sono leggermente diverse. Sono infatti solo due i nomi che spiccano tra i trombati, illustri, sono quello di Filippo e quello di Vittorio. È quasi chiaro che i due non andranno al serale, poi mai dire mai, ad Amici può succedere di tutto, verso il serale di Amici 17, i professori rivelano le loro prime scelte e anche in questo caso le scelte sono diverse. La Celentano mette davanti a tutti Brian che convince tutti gli altri docenti. Per cui ci sentiamo di dire che la maglia verde è già indosso a Brian. Vale lo stesso per Daniele e Loren che quasi sicuramente avranno modo di indossare la maglia del serale. Garrison e Bill probabilmente si batteranno per avere anche Valentina. Difficile invece che Veronica possa avere anche Luca tra i ballerini e allo stesso modo difficile che la Celentano porti la sua Sephora. Vedremo, queste le ultime news dal mondo di Amici 17, e voi invece chi vorreste al serale?